Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come. Vi ricordate Valentina Pace? L'ex ballerina di Siviglia della trasmissione Macao si è sposata. Punto indimenticabile Valentina Pace, la dolcissima ballerina di Siviglia del programma Macao ma anche Elena Giordano di Un Posto al Sole. Momentaneamente ha accantonato la sua carriera per dedicarsi alla famiglia e fare la mamma a tempo pieno ma presto il suo personaggio farà ritorno. A tal riguardo ha così annunciato al settimanale Di Più, credo proprio che rientrerò ma non so dire quando. Aspetto che la produzione mi faccia sapere. Nell'attesa, non ha voluto però aspettare ulteriormente per quanto concerne la sua vita privata, convolando a nozze con l'amatissimo Stefano Moruzzi. Una festa meravigliosa a cui naturalmente non sono mancati gli invitati VIP. Ecco di seguito i nomi individuati. Valentina Pace è convolata a nozze. Una storia romantica, quasi da film, quella tra Valentina e Stefano, conosciutisi casualmente in un centro sportivo a Roma, di cui entrambi sono abitué. Dopo pochi anni, è nata la loro primogenita, per quanto lei avesse già un'altra figlia, nata da una precedente relazione. Ed ora, finalmente, dopo 7 anni di fidanzamento, il coronamento di un sogno. Grande trepidazione per l'evento tanto che, poche settimane prima, lei ha scritto così sui social, ci siamo quasi ma è come se non si fosse mai davvero pronti. E invece, ecco giunto il fatidico sì con il cuore colmo di gioia, alla cui cerimonia hanno presenziato molti volti noti della TV. Ecco i nomi degli invitati VIP. Pochi giorni fa si è svolto un matrimonio splendido, immerso nel verde dei Castelli Romani e, più precisamente, a Villa Pocci. Naturalmente, grande curiosità per l'abito della sposa, molto lungo e ampio la cui gonna sinuosa arricchita da balze in tulle e raso nonché corpetto in pizzo. Due i momenti clou, il bacio e il taglio della torta, classica a 5 piani, ornata da una cascata di rose. Il tutto documentato su social e avvistando così anche alcuni invitati VIP, generalmente provenienti da Un Posto al Sole. Infatti, trattasi, ad esempio, di Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Samantha Piccinetti. Per non parlare dei suoi intimi più stretti, come amici di famiglia e, naturalmente, le proprie figlie. Anzi la più piccola ha svolto diligentemente il compito di trasportare le fedi in loco e, ancor prima, assolvendo il ruolo di damigella d'onore, insieme alla sorella maggiore. Una bellissima favola d'amore che ha avuto inizio da quel memorabile primo incontro. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.